Siamo qui per la seconda puntata. Indovinate dove siamo? Ritornati! Siamo a San Giorgio Morgeto. Io mi sono innamorato di questo paese perché è incredibilmente bello. Cucineremo in un posto spettacolare, ma soprattutto visiterete il centro storico e alcune parti importanti. A fra poco! Ciao, sono Alessio Sorce. Sono stato adottato da questa terra, la Calabria, e mi sono innamorato dei sapori che offre. Quindi attraverso i miei occhi e il mio palato vedrete i più bei paesaggi e assaporerete le più buone pietanze che si possano cucinare. Cucinerò in posti panoramici e vi farò scoprire tutto quello che c'è di magnifico e meraviglioso in questa fantastica terra. Sapete, ho viaggiato per il mondo, ma terre come la Calabria difficilmente ne ho viste. Per questo ho ideato questo programma per voi. Un caro saluto a tutti, siamo qui a San Giorgio Morgeto e faremo la seconda ricetta. Questa ricetta è incredibilmente buona, viaggio nel Mediterraneo e ha un tocco anche di greco all'interno. Quindi vi insegnerò a fare una caponatina dove verremo anche in Calabria, quindi ci sarà l'anduia, e dopodiché faremo una cialda di parmigiano reggiano. Di conseguenza abbiamo messo dagli anni 80 al 2000 tutto assieme compresso in questa ricetta, quindi preparatevi che ci saranno alcuni trucchetti che faranno sì che la vostra caponata di melanzane sarà incredibile, perché ho visto che in Calabria la melanzana si mette anche nel latte, quindi iniziamo a cucinarla per bene. Prima cosa, pariamo la melanzana, togliamo la parte dove c'è il picciolo e dopodiché gli tagliamo anche la parte di fondo. Questo è importante, si fa prima di fare la cialda. Per quale motivo? Perché la metteremo a bagno col sale in maniera che sgronda l'acqua in eccesso e si insaporisce. Quindi togliamo una parte di buccia e magari vi chiedete perché? Perché togliamo appunto anche con questo una parte di amaro. In questo caso non lo farò tutta la melanzana perché non è il caso. Vi faccio vedere il procedimento della ricetta, così che la potrete poi fare per conto vostro. Iniziamo a tagliarla. Lo spessore deve essere circa di un centimetro. E andremo a fare, come la scorsa puntata, una mirepoix. Quindi a questo punto taglieremo i nostri cubetti. Vedete? Senza usare le macchinette e tutto il resto, siamo riusciti a farli tutti della stessa misura. Li andiamo a mettere all'interno di un piccolo scolapasta che ho rubato a mia moglie, che praticamente questo qua lei lo usa per fare il riso, no? Però io adesso ci faccio le melanzane. A questo punto è fondamentale, una volta che li avete messi qui dentro, andrete a mettere il sale. Non abbiate paura di abbondare, perché tanto poi l'acqua della melanzana uscirà e toglierà pure il sale in eccesso. Lasciate riposare per circa 20 minuti. Per fare la cialda di grana, la cosa importante è che la padella sia molto 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 calda. È un classico, l'avrete visto fare 100.000 volte, quindi è importante fare una sottile striscia. Quando inizierà a staccarsi dai bordi, vuol dire che ci siamo. Vedete che cambia anche colore. Praticamente girate la vostra scodella, sollevate la vostra cialda e la andate a mettere sopra. La lasciate qua circa 15-20 minuti in maniera che si freddi.
poi la utilizzeremo come scodella. Ragazzi, San Giorgio Morgeto è sempre di più una sorpresa. Guardate questa grotta, questa galleria caratteristica. Adesso provo a inoltrarmi, vediamo un po' da dove usciamo perché è fantastico il paese. Vi consiglio di venirlo a visitare. Wow! Eccoci arrivati. Questo qui è il Passetto del Re. Praticamente è il vicolo più stretto d'Italia, dove si dice che il re da qui fuggiva dal castello in caso di attacchi, no? Era una via di fuga. Che cosa succede? È largo 40 centimetri ed è una caratteristica fondamentale per appunto difenderlo da quello che potevano essere gli attacchi. C'è anche scritto qua una piccola presentazione di quello che tratta. Ma vi dico, per raggiungerlo vi confondete, perché era appunto questo qua il fattore che lo distingueva da tutte le vie, da tutti i vicoli, che confonde gli invasori e chi deve attaccare, per appunto salvarsi. È spettacolare. Dopo 54 scalini, Antonio, quanti sono? Siamo arrivati. Comunque ne vale la pena guardarlo. Per fare la caponata, olio di quello buono, prendete il gambo della cipolla rossa di Tropea, lo tagliate sottile e lo andate a tuffare nell'olio. Qua è importante soffriggere, vedete come si ammorbidisce subito, perché appunto è molto tenero. A questo punto andate ad aggiungere le vostre melanzane, che prima erano con il sale, le avete sciacquate e poi le mettete all'interno del vostro trito. Deve essere una cottura molto veloce, perché praticamente già lasciandole a bagno con il sale, praticamente una mezza cottura se la fanno già loro. Ora aggiungete zucchero, non molto. Questo permetterà che si cristallizzi e farà anche una parte di caramello all'interno. Ultimo punto, un piccolo goccio di aceto di mele. Andrà a sgrassare e farà sì che il boccone sia leggermente sia acido ma anche dolciastro, appunto dato dallo zucchero. A questo punto, quando le melanzane sono pronte e devono essere fatte in questa maniera, vedete? Andiamo a mettere un'altra padella. Per quale motivo? Perché faremo leggermente sciogliere l'anduia. Non ce ne servirà molta. Questa anduia è molto buona, è stata prodotta a Serrata da un caro amico, che tra l'altro saluto.
e la dobbiamo fare sciogliere piano piano. Ok, a questo punto, una volta che si è sciolta praticamente l'anduia, non fatela scaldare troppo, perché come mi insegnate si rovina, procediamo all'impiattamento. Quindi, attenzione, piatto di portata, la nostra cialda di grana. Che oramai si è raffreddata e quindi è pronta per la lavorazione. Una parte di nduja sotto e ne conserviamo poca poca poi da mettere sopra per colorare. Le nostre melanzane, la nostra piccola caponata agrodolce fatta col cipollotto di Tropea. Andiamo a mettere un'altra piccola parte di nduja andiamo a decorare con i nostri fiori, i nostri germogli. Ecco a voi il nostro cestino di grana con nduja fatta a serrata dalla macelleria Sofi, melanzana in agrodolce, fiori edoli ed eccola qui. Un antipasto che possono mangiare celiaci, vegetariani no perché c'è la nduja, ma anche chi magari ha intolleranze al lattosio. Una parte storica anche di San Giorgio Morgeto è questa, quindi dobbiamo parlare dei Morgeti. Ma chi erano? Hanno preso questo nome appunto dall'erede del primo re Italo. Il figlio si chiamava Morgeto, Morgese in realtà. Da lì venne dato il nome a questa popolazione. Un bellissimo documento mandato da una persona importante, il nostro zio Giuseppe, che lui è ricercatore di quelle che sono, diciamo, le tradizioni della Calabria. In questo documento si parla di quello che fecero, da come si spostarono fino ad arrivare a San Giorgio, e ve lo cito. Allora, si inizia da questo spostamento che hanno fatto dalla Russia meridionale e dove si stabilirono nell'attuale Grecia, in una fertile zona chiamata Arcadia, dalla cui terra presero il loro nome. Il re Giove, che poi si tramutò in Licaone, fece un figlio che si chiamò Enotro. Ed è venuto a sapere che al di là del mare, qui si sta iniziando a parlare della Calabria, e dopo il mare c'era questa terra ricca di ogni ben di Dio e di pregiati vini, col suo popolo che da lui prese il nome di Enortri, attraversò l'Adriatico e sbarcò nel sud Italia, in Calabria, e precisamente nelle zone aspromontane. Qui il nome del loro re Italo, e da questo si chiamarono Itali le prime persone che vennero ad abitare qui, si tramutò poi Morgese, dopo che è mancato appunto il re Italo, ed è stato dato il nome del figlio a questa popolazione. Nel XIII secolo una parte degli Enostri si staccò e si trasferirono in Siculia, quindi siamo in Sicilia. Vedete come si è partito appunto dalle zone indoeuropee, dalla Russia, siamo andati in Grecia, siamo arrivati in Calabria, poi ci spostiamo appunto in Sicilia. Ma quello che è interessante è che è stato dato il nome Italo. Questo nome Italo, Italoi, se riflettete, è molto importante perché è nato in Calabria e il termine Italia, italiani, deriva da questo. Pensate che radici storiche che ci sono in questa terra. Allora, adesso si concluderà questa puntata, però ci tengo a dirvi tre cose molto importanti. È stato bellissimo, veramente fantastico girare queste due ricette qui a San Giorgio Morgeto, perché è una location splendida, ricca di storia, ricca appunto anche di sentimento. È un paese veramente che deve essere visitato. Una cosa importante, ricordatevi, ad agosto qui a San Giorgio ci sarà una rievocazione storica medievale, quindi tutto il paese si tingerà di, diciamo, come era ai tempi del Medioevo. Altro punto, iscrivetevi al mio canale Instagram, Alessio Sorce Chef. Tutti i giorni uscirà materiale, ci saranno, diciamo, ricette, video, storie, consigli di tutto e di più.
e quindi spingiamo questo profilo che veramente vi aspetto. E ora, fra poco, guardatevi, mi viene già da ridere, il backstage, appunto tutte le riprese che sono state tagliate, appunto gli errori che ho fatto io girando, tutte queste cose qua, i 36.000 scalini che ci sono stati a San Giorgio Morgetto, che solo lì ho perso 4 kg, guardateveli e fatevi la pancia grande appunto da ridere. La prossima puntata sarà Gioia Tauro, quindi preparatevi perché ci sarà una bellissima ricetta a base di pesce. Ciao! Vai! Antonio, sei pronto? Sì, mi passi la carta per favore intanto. Questo qua si può tagliare. Che spettacolo! Si riparte. Dopo 54 scalini non sono dimagrito. È un pese che si vive sulle scale praticamente. Si muore anche sulle scale. Cioè, è tutto fatto alzandosi su varie scale. Per chi non è allenato come me è un po' faticoso, però è bellissimo. Merita fino all'ultimo scalino. Vai. Ancora? Beh, vabbè, tanto poi intanto tagli, metti, fai. Non è un problema. Questo qua lo mettiamo nelle puntate backstage. Ok. Dimmi quando sei pronto che io parlo. Allora, devo guardare anche quella là? No. Ok. È un indovinello. San Giorgio Morgetto è famoso per gli indovinelli. 4 scaluna, per non dire 24. Si è profumo. Wow. Si ricomincia. Ma guarda che roba. Bello, no? Guarda là, guarda quella cosina piccola, che bella. Un panorama mozzafiato. Non ci passo, non ci passo. Ah, mamma mia. Girati. Ok. Senti, puoi rispadellare bello forte alto, dico? Cioè, nel senso far alzare più il cibo? No. Dimmi tu quando. Vai. Sì, ma guarda che spettacolo che sono queste melanzane. Vieni, vieni, Antonio. Vieni un po' qua. Ah, vedi così? Sì. Guarda me. Uh-huh. E io poi mi scendo e mi... Vai, dimmi tu quando. Guarda. La schiena. Bella però questa. Sì, bella. La schiena, sì. Boh, e prima è andato. Via. Chiudiamo questo video. Ce l'abbiamo fatta. Mangiate. Ed eccoci qui in una nuova puntata della Calabria dei Sapori. Ragazzi, oggi siamo in una cornice fantastica, quindi abbiamo sole, mare, una brezza marina che fa paura, è buonissima, ci troviamo a Gioia Tauro, il paese per eccellenza di un piatto che è famosissimo, la stroncatura. In effetti...